per me la bicicletta è il mezzo ideale per attraversare un paesaggio. Trovo che sia il modo ideale per viaggiare. Prima di partire sentire già il gusto del viaggio guardando le applicazioni, le mappe cartografiche, inanellare delle tappe magari anche molto lunghe, riuscire a fare tanti chilometri in un giorno, ma essere molto molto variabili. Di anno per anno ho sempre tolto qualcosa. Adesso mi ritrovo ad usare il minimo indispensabile, tentare di togliere quello che proprio capisco che non sarà necessario in viaggio. Quindi arrivare quasi a un minimalismo appunto dei preparativi. Sono innamorata della bicicletta per la possibilità che mi dava di spostarmi facendo esperienza di tutto quello che c'è nel mezzo. Non c'è un punto A e un punto B, il viaggio è tutto quello che connette questi due luoghi. Mi piace molto della bicicletta e la possibilità di condividere tutto questo con amici che amano fare la stessa cosa. In particolare la bicicletta gravel ti dà la possibilità di stare più a contatto con la natura, di connettere dei luoghi che normalmente con una bici da strada o con un'auto o con un altro mezzo non avresti la possibilità di attraversare. Le sensazioni che vivi pedalando sono di piacere, di euforia, piacere di quello che guardi appunto muovendoti, di libertà, preparare il viaggio, ripensarlo dopo, perché unisce un po' di velocità a una possibilità di fermarsi come si vuole, basta mettere il piede giù, guardarsi in giro, ci si aiuta, si taglia l'aria, si può dare il cambio, si può stare vicini, si vive questa emozione o da soli o insieme. La fatica sicuramente fa parte dell'andare in bicicletta, la prendi un po' come ti viene, però sicuramente la parte muscolare la senti e ti fa anche riposare forse meglio alla fine della prima tappa di un viaggio.